Stiamo per assistere alla seconda manche della Moto Estate e Moto di Serie 1000, questo trofeo che vede contendersi tra loro il titolo le due classi regine, ovvero le cilindrate 1000. All'interno della stessa griglia abbiamo due campionati, proprio la Moto Estate 1000, ovvero le 1000 di categoria Open, e le Moto di Serie 1000, ovvero moto di cilindrata 1000 con modifiche molto limitate e monogomma Dunlop di 211 di GP Racer. Nella 1000 moto di serie Giampaolo Crestini deve solo amministrare, perché dopo la vittoria in gara 1 e il terzo posto di Oscar Tavella gli basta fare pochissimi punti per portarsi a casa matematicamente il titolo. Quindi mi aspetto un Giampaolo Crestini magari un po' più conservativo, che punti a portarsi a casa la moto. Mentre invece nella Moto Estate 1000 Open è lotta apertissima tra Stefano Togni e Massimo Boccelli. Boccelli deve cercare di vincere questa gara per diventare campione Moto Estate 1000 2016, mentre Stefano Togni deve finire almeno sesto settimo per poter perdere il titolo, e qualora finisse dalla sesta o settima posizione in su vincerebbe matematicamente il titolo. Quindi sarà bello vederla davanti Boccelli e Togni magari andare un po' a evitare di prendersi dei rischi. Staremo a vedere, perché poi qua la griglia è fortissima e perdere le posizioni è un attimo. Lo potete vedere adesso da queste immagini, con le moto che si stanno appunto schierando sulla griglia di partenza dell'autodromo di Franciacorta. Tantissimi piloti schierati oggi qui su questo tracciato bresciano, con tanti, tanti, tanti nomi importanti, a partire da Pedersoli in pole position, ad Alessandro Traversaro in seconda posizione, a Luigi Brignoli terzo, e poi a seguire tutti gli altri. Bandiera verde a fondo gruppo che dice che si può partire con questa seconda e ultima manche della giornata della Moto Estate 1000. Motori che rombano sul circuito di Castrezzato, si parte proprio in questo preciso istante. È partito nuovamente come un fulmine Luca Pedersoli, straordinaria, ancora una volta la sua partenza, stacca con la cabina di fuori e guida il gruppo alla prima curva davanti a tutti quanti. Gipponi in lotta con Fratus e Boccelli, con Fratus che si mette tra Gipponi e Boccelli. Fratus sopravanza Massimo Boccelli, guadagna una posizione. Intanto problemi per Pedersoli, problemi, alza il braccio, si fa da parte. Ma non ci credo. Subito alla curva 4 del primo giro finisce qui la gara di Luca Pedersoli, che alza il braccio e si fa da parte e si lascia affilare al gruppo. Subito colpo di scena, nel frattempo l'attacco di Nicola Gandini, che va a passare un pilota, anzi ne passa due, ha passato anche Simone Facchetti, il quale è stato costretto ad arrivare lungo alla variante 5-6 e a perdere quindi due posizioni, sopravanzato da due piloti. Signorelli lotta con Madian Minoggio, pilota svizzero che segue Furio Rigamonti, che deve aver sistemato i problemi avuti in gara 1 che l'hanno costretto al ritiro all'ottavo giro di gara, e adesso insegue molto da vicino questo pilota. Si stanno giocando posizioni importanti, il quarto posto della moto di serie 1000. Traversaro e Brignoli cercano di scappare, Fratus cerca di andare a prendere Walter Bertolini lì in terza posizione, mentre Massimo Boccelli si trova costretto a lottare con Bertolini. Fratus, e alle sue spalle abbiamo visto anche la moto di Cristian Gipponi. Fratus ha preso la scia di Bertolini, è uscito fortissimo sul rettilineo del circuito bresciano, ma Bertolini va a frenare 10 metri dopo. Straordinario, straordinario il sorpasso, e anzi la difesa di questo pilota, che è riuscito a restare davanti a Francesco Fratus. Dove è andato a frenare? Ha frenato molto forte in quella che poi alla fine comunque non è proprio una vera frenata. Beh, col 1000 sì, però comunque la velocità d'ingresso di curva è alta, quindi nel senso di spazio per passare a volte ce n'è poco, ed è anche facile un pochino proteggere quella staccata lì. Peccato, perché Pedersoli è uscito di scena subito, all shot alla prima curva, due curve e poi subito un problema. Che peccato, perché sarebbe stato sicuramente un grande protagonista di questa gara. Assolutamente, mi sarebbe piaciuto vedere ancora come in gara 1 Pedersoli giocarsela con Traversaro lì davanti, mentre Brignoli in gara 1 era stato purtroppo assente. Tra l'altro vedo assente Renaudo, che non si è schierato su questa griglia di partenza, e non riesco a capire come mai. Non si è schierato Giudici, vittima dell'incidente in gara 1, ma Renaudo non riesco a capire che fine abbia fatto. Non lo vedo proprio, non l'ho visto neanche partire, quindi assente un nome illustre, mentre Gandini inizia a mettere paura a Fabio Signorelli. Signorelli arriva lungo alla curva 11, Gandini se ne libera subito in 4-4-8 e guadagna una posizione portandosi davanti a lui. Traversaro sta scappando e Brignoli sembra un po' in difficoltà in questa prima fase. Sì, assolutamente sì. Comunque vedi come fanno due traiettorie diverse. Stavo per dirtelo io. Bravo, Brignoli fa quella esterna mentre Traversaro fa quella interna, però
l'amico Fabrizio Perotti mi ha spiegato: guarda Edo, frena all'interno, perché è vero, freni all'interno ma è tutto molto meno bucato, funziona tutto molto meglio. Nel frattempo Traversaro deve aver ammazzato un'aquila reale con la mia GoPro spiaccicata proprio lì davanti all'obiettivo, e ci regala questa suggestiva immagine on board. Intanto lotta tra Cristian Fortunati e Giampaolo Cristini, si stanno giocando la decima posizione. Cristini attualmente è il primo della moto di Serie 1000, quindi Cristini si sta giocando la vittoria della sua categoria, mentre Fortunati sta perdendo terreno da Mansuino, che è il suo diretto avversario in campionato, con cui si sta giocando la quinta posizione. È una lotta molto importante sia per Cristini, che non deve fare errori, non deve fare vaccate, non deve sdraiarsi, e sia per Fortunati, perché comunque deve chiudere davanti a Mansuino se vuole portare a casa la quinta posizione di campionato. Nel frattempo Oscar Tavella, che vede sempre più lontane le possibilità di andare a vincere questo trofeo, si trova a dover lottare con Clerici, che va a passarlo. Anzi no, ci ha provato, ma Tavella ha frenato molto più sotto di Clerici e ha tenuto stretta la posizione alla curva 5. Questa staccata molto insidiosa, lo sai bene anche te, perché c'è quella buca lì maledetta. Ah, buca maledettissima, soprattutto perché non puoi mai esagerare con la pinzata, perché poi la paura di perdere l'anteriore è tantissima, ed è proprio lì nel momento in cui stai per lasciare i freni. E lì di anteriorate ne ho viste tante nella nostra carriera, quindi nei trofei moto estate, di tentativi di sorpassi azzardati ce ne sono stati tanti, e molti andati via non a buon fine. È facile vedere Franciacorta è tutta segnata dalle cadute, lo vedi subito quali sono i punti dove si cade. Ah, guarda qui, guarda quanti solchi ci sono per terra scavati. Si vedono pedane anche dalla telecamera, ma questa è solo la risoluzione di race booking. Mamma mia, full HD forever for president, forever and ever. Mentre qui davanti questi due, che all'inizio mi sembrava forse che non fossero proprio lì appaiati, Brignoli sta andando a prendere Traversaro, si sta avvicinando tantissimo. Guarda la differenza di stili tra Bertolini, Fratus, Bartolini. No, Bertolini, c'è un errore nella grafica. Ah, ok. No, Bartolini, hai ragione te. Vedi. Ragione te, non so perché avevo detto Bertolini. Lui ha fretta perché deve consegnare la roba. Esatto. Poi anche la moto rossa è... Sarà un caso. Si mimetizza. Sarà un caso. Stavo notando la differenza di stili tra Bartolini, Fratus e Gipponi alle sue spalle. Fratus è enorme, tra l'altro sarà 1,90 m di persona. Lo vedi anche qui staccata la differenza di stazza e di statura, ed è molto fuori col busto, col gomito. Bartolini è molto su sulla moto, Gipponi la vede mezzo. Sì, beh, poi Fratus fa la... guida un po' tipo me, con il busto un po' rivolto verso l'avanti. Molto fuori, però rivolto un pochino verso avanti. È vero, molto, molto caricato sull'anteriore. Chissà se poi questo influisce effettivamente sul setup della moto e sulla... Cambia un po', Cambia, vero? Come ti muovi sulla moto cambiano i setup. Ancora la lotta tra Gipponi e Bocelli, e Bocelli deve cercare di andare a vincere questa gara. Ricordatevi che le wild card non fanno classifica, però deve cercare di chiudere davanti a Fratus se vuole avere quei 25 punti che gli varrebbero una vittoria. E purtroppo così non è in questo momento, quindi attualmente Stefano Togni si troverebbe ad essere vincitore della categoria Moto Estate 1000 Open 2016. Staremo a vedere come va a finire, mentre Nicola Nasato, finalmente in questa seconda manche ha funzionato la sua telecamera on board, si sta avvicinando a Giampaolo Cristini, e questo mi rende molto felice, perché vedrò una bella battaglia sicuramente, perché Cristini da un lato non deve cercare di prendersi i rischi, ma dall'altro gli piacerebbe anche vincere l'ultima gara. E Nicola Nasato vuole assolutamente a tutti i costi vincere l'ultima gara, non avendo vinto la prima, e queste cose vanno un po' a cozzare insieme. Hanno solo Bardelli comunque fra di loro che li divide. Sì, esatto, e credo proprio che avendo una moto open, Bardelli tra poco passerà Cristini, avendo comunque un vantaggio in termini di prestazioni meccaniche del mezzo e in termini proprio di gomma. Guardala qui la differenza di traiettorie, perché qui Traversaro non sta andando a difendersi, parliamoci chiaro. No, se tu guardi anche il Peroz nel giro record che ha fatto qua a Franciacorta, è tutto dentro, è vero? Frena lì. Tutto all'interno, è vero. Effettivamente, ricordandosi quel giro record di Perotti, era molto all'interno. E tra l'altro noto come Traversaro la gambina di salvataggio non la tiri mai fuori, mentre Brignoli ormai c'ha più la gamba fuori che dentro. Stili moderni, tutti tirano fuori il piede adesso, soprattutto ragazzi, ma anch'io lo faccio ogni tanto, dipende, sai. Perché tiri fuori la gamba?
ma alle volte ti dà una sensazione di salvarti. Facchetti, non facchetti, so facchetti dentro su Signorelli alla staccata del terrapieno. Bellissimo questo affondo di Simone, che purtroppo per tenere la corda arriva lungo e Signorelli si riprende la posizione. Tutto da rifare. Dicevi, perché tiri fuori la gambina? Cioè, oh, è arrivato il sorpasso di Bardelli su Giampaolo Cristini. Non mi lasciano neanche il tempo di fare una digressione tecnica per i nostri amici telespettatori, che ad ogni curva, ad ogni giro, vanno a passarsi in qualche modo. Cristini non molla il colpo, prova a resistere al sorpasso di Bardelli. Lo avevamo preannunciato, tra l'altro. Sì, esatto. E Nasato, guardalo dov'è. Guardalo dov'è. Lì con la sua BMW verde alle spalle di Cristini. L'attacco alla curva 5 di Nicola Nasato, che si prende il comando della moto di Serie 1000 così subito, pronti via. Non ha aspettato neanche un secondo per andare a passarlo. Ha colto l'occasione, ha preso la palla al balzo e l'ha passato proprio in quel punto lì, in cui quel dosso maledetto ha tratto in inganno tantissimi piloti. È stato bravo Nasato, perché nel momento di sconforto di Cristini, quando ti sorpassa un altro pilota, tu magari sei un attimo frastornato, lui ne ha subito approfittato e gli ha infierito un altro sorpasso. E Cristini non molla, nonostante si stia giocando il campionato e non debba andare a cercarsi i rischi inutili. Cristini non molla e tiene lì stretto il contatto con Nicola Nasato per, chissà, magari andare a riprendersi la posizione, chi lo sa. Mentre Christian Gipponi sta perdendo leggermente terreno da Massimo Bocelli, che si trova in quinta posizione. Quel puntino lì davanti è Massimo Bocelli, che fa parte di questo terzetto guidato da Bartolini, Fratus e poi proprio Massimo Bocelli in quinta posizione, mentre Gipponi segue a leggermente più distante in sesta posizione. Onboard camera proprio su Walter Bartolini, che sta pennellando da Dio questa GPM Racing, tra l'altro una moto artigianale, un prototipo, costruito proprio dalla GPM Racing, lo puoi vedere anche tu. Sì, sì, infatti lo stavo guardando e mi chiedevo che cosa fosse. È un prototipo. E sarà forte Bartolini, sarà buona la moto, fatto sta che si trova in terza posizione e sta facendo una gara pazzesca. E poi mi è bastato vedere dove ha staccato la prima curva per capire che la moto è buona, nel senso. È buona sia la moto che il pilota, sono buone tutte e sì, due. Sì, chiaro, se avesse qualche problema di così grave non faresti quelle cose. Non è un replay, è un altro giro questo qui, con l'attacco di Facchetti che passa vicinissimo alla Kawasaki di Fabio Signorelli. Signorelli prova l'incrocio di traiettoria ancora una volta, ancora identico al giro precedente. Simone Facchetti perde di nuovo la posizione su Signorelli. Non molla però Facchetti, non molla, e si getta ancora lì all'inseguimento del pilota numero 7 del team SBK Gomme. Intanto bello questo gruppetto con guidato dal pilota numero 39, che segue Stefano Togni. Stefano Togni si trova attualmente ottavo, ma si trova comunque sesto se togliamo le wild card, quindi si trova attualmente vincitore matematico della mini Motestate 1000 Open. L'attacco di Clerici questa volta va a buon fine, questa volta dove prima ci aveva provato adesso c'è riuscito e passa Oscar Tavella. Non vale punti questo sorpasso perché Tavella fa la moto di serie 1000 mentre Clerici fa la moto estate 1000. Questi quattro piloti qui si stanno ormai tirando da sei giri di questa gara. Ornati sta facendo un lavoro straordinario nel guidare questo gruppo, alle cui spalle c'è Furio Rigamonti, Madian Minoggio e a seguire Nicola Gandini, wild card che corre nella Open e che sta cercando il momento giusto per andare a passare questi tre. E se stanno dando del filo da torcere a un pilota con gomma libera e moto Open, devo dire che Ornati, Rigamonti e Minoggio stanno facendo un gran lavoro. Ah, assolutamente sì. Beh, comunque è sicuramente dura essere alle spalle di un gruppetto così agguerrito e doverli passare tutti, quindi non sarà facile, però abbiamo ancora quattro giri Nicola, quindi secondo me ce la può fare. Prova adesso qui alla curva 11, diciamo che forse era il caso di andare ad allargare la traiettoria per uscire forte qui, infatti guarda come si è trovato strozzato. Simone Facchetti ancora in lotta con Signorelli, dove è andato a passare Facchetti? O ha avuto un problema in frenata Signorelli o Facchetti ha fatto la staccata della vita. Fatto sta che ha fatto un sorpasso meraviglioso ed è riuscito a guadagnare quindi quella posizione che ormai da tre giri si stava stando duramente. Era stufo. Ce la faceva più a vederlo davanti, è riuscito a passarlo e quindi ha guadagnato la posizione. Ancora in lotta questi due. Sembrano non volerla smettere di andare a stuzzicarsi, a punzecchiarsi, e Traversaro sta facendo una gara straordinaria nel tenere dietro uno come Luigi Brignoli a casa sua. Assolutamente sì, anche perché Brignoli gira molto molto spesso a Franciacorta ed è all'esordio con il 1000, quindi poi penso che abbia anche ambizioni in ottica mondiale Stock 1000, anche perché comunque come talento ne ha la possibilità per poterlo fare.
e quindi ha sicuramente voglia di farsi vedere. Tenere dietro un ragazzino del genere è difficilissimo. Allora, mi spieghi perché si mette la gamba fuori adesso? E ti stavo dicendo, alle volte ti dà la sensazione di fermarti un po' di più. E comunque lo... Cristini, dentro, su Nasato! Non si accontenta Giampaolo! Non vuole finire secondo, nonostante vincerebbe matematicamente il campionato. Ha provato a passare Nasato e Nasato gli ha restituito il favore nell'incrocio di traiettoria andando a passarlo. E deve fare attenzione adesso Cristini, perché dietro di sé c'è Clerici che vuole passare Cristini ma non ci riesce. Edo, gamba fuori. Finalmente, dopo mille interruzioni, ti stavo dicendo, alle volte sembra che ti dia la sensazione di sicurezza infrenata e che tu possa frenare di più. Non si tira fuori nelle curve veloci, di solito si tira fuori nelle curve dove si rallenta molto, magari frenate da sesta, seconda. Oppure le volte quando sto per morire, che magari sto arrivando lungo, magari sto per tamponare qualcuno nei momenti di bagarre, noto che tiro fuori la gamba d'istinto. Ma non so spiegarti perché, non c'è una motivazione. Motivo fisico: mettendo il piede più giù rispetto alla pedana abbassi leggermente il baricentro della moto. No. Dici che quei 3 kg di piede lì vanno in fluido. Non c'entra niente. Non c'entra niente. Quindi è una cosa psicologica. Sì, è solo psicologica. Però lo stanno facendo tutti, e questa è la cosa strana. Ma guarda che è una cosa che poi è andata come scoprendosi, perché se tu guardi i video di Rainy e Duan, loro alzavano leggermente il piede quando staccavano. Sì. Dalla pedana, non lo tiravano fuori, però capitava che alzassero il piede. E se tu guardi tutti i piloti quando frenano nelle curve verso sinistra con il piede interno, hanno sempre il piede comunque a metà pedana, perché lì usi il cambio. E magari un po' ti capita che si stacchi, perché poi non ci fai caso. Quindi è una cosa che nasce, secondo me, anche quasi naturale. Poi è andata di moda dopo Valentino, eccetera, 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 eccetera. Però è una cosa che si vedeva già, nel senso. Beh, poi voglio dire, con le alti saltellamento di oggi, uno, se non sbaglio, va a tirare giù tutte le marce e poi fa lavorare la frizione, quindi ha il tempo di mettere giù la gambina sinistra anche. Ah, quello sicuramente. Cioè, non devi star lì proprio a mettere la marcia sempre nel momento giusto, in staccata. Certo. Come magari si faceva una volta con i motori, frizioni vecchissime, in cui dovevi pam, pam, pam. Certo, chiaro. Cioè qui pam, 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 con la frizione che lavora. Esattamente. Lei funziona esattamente così. Che bomba. Cioè, sai che proprio, cioè, godo quando sento quel rumore lì, no? Cioè, quel rumore di scalata violenta, e poi questa frizione che lavora con tutto lei, il motore che urla, che vorrebbe salire, ma no, però non sale. Poesia, musica, vorrebbe salire ma non sale. Ma tu dici che Brignoli ce la può fare a passare Traversaro? Non lo so, quello che sto vedendo è che Brignoli continua ad essere a meno di una moto di distanza. Cioè, se provi a mettere una moto tra la ruota posteriore di Traversaro e l'anteriore di Brignoli, non ci sta. No. Forse se la metti in orizzontale ci sta, quello sì. Sì. Però non riesce a passarlo. Diciamo che Traversaro in staccata è un animale proprio, cioè... Quando tira i freni lui, ci sono i dischi che per poco non diventano incandescenti. E Brignoli, che anche lui forte in frenata, non riesce a passarlo. Intanto Clerici va a passare Giampaolo Cristini e si mette tra i due litiganti, ovvero tra Nasato e Giampaolo. Cristini o se ne sta buono e si porta a casa il titolo ed evita di far boiate, oppure andrà a cercare di passare sia Clerici che Nasato. Non lo so, tu cosa come la pensi? Ma come fai a prevedere il finale di una lotta così serrata in un gruppetto del genere? E qua ce n'è un'altra di lotta, che anche qua fra Ornati comanda il gruppo, Gandini dietro che spinge, e in mezzo ci sono Minoggio e Rigamonti che se la vedranno brutta. Oh, sono 8 giri che sono esattamente nelle stesse posizioni, esattamente la stessa distanza. Ornati, Rigamonti, Minoggio e Gandini. E non si vogliono passare. Ma è sempre così. È come nei ristoranti, non c'è mai nessuno, poi pum, tutto di colpo. Esatto. Come qua, fino all'ultimo giro non succede niente e poi l'ultimo giro si uccidono. Succederà un macello. Non vedo l'ora di vedere l'ultimo giro. Ci manca poco, siamo all'ottavo su 11. La grafica in alto vi aiuta a capire a che punto siamo. Mentre questo che vedete adesso è proprio Nicolo Ornati, sponsorizzato SCM, lo vedete sulla carena, bellissima questa colorazione nera e giallo fluo con SCM che domina la carena di Ornati, mentre qua ritorniamo sul duello che vale sia il campionato, perché Stefano Togni inquadrato adesso può andare a vincere il campionato, sia la quinta posizione, perché Fortunati e Mansuino sono ancora lì, rispettivamente nono e decimo, che si giocano la quinta posizione. Ancora una volta vanno a fare staccate diverse,
attraversare i brignoli, ancora una volta non riescono a passarsi. C'è da dire che, allora, attraversarlo lì, vuoi che la fa di abitudine la traiettoria interna, vuoi che difenda la traiettoria, però Brignoli gli lascia poco spazio per poter cercare un attacco. Brignoli stacca largo, si allarga e gira rigira, non lo passa mai. O si sono messi d'accordo della diciamo, serie, diciamo così. Che secondo me, a vedere la gara così, Brignoli che attraversa tra l'altro con questa sì. GPM impressionante. Brignoli se lo dovrà studiare molto bene il sorpasso e dovrà giocarsi molto bene le sue carte, perché il livello è serratissimo, di spazio nessuno le lascia, e quindi dovrà studiarsi veramente bene il sorpasso e cercare di non sbagliare nel tentativo che proverà. Clerici ha deciso di passare anche Nicola Nasato e ci riesce alla curva 5. Bella, davvero bella la staccata di questo pilota numero 18 a bordo della Yamaha R1 modello 2015, che ha deciso di fare questa gara come wild card e che ha fatto, credo, un record di sorpassi, perché anche in gara 1 ne ha passati una cifra da Caterva. O sarà stato lento in qualifica, quindi si è trovato a partire dietro, o comunque è migliorato in gara, non lo so, però ne ha passati veramente tanti. E adesso Giampaolo Cristini ha davanti a sé di nuovo la possibilità di passare Nicola Nasato. Questi due sembra che si stiano giocando posizioni di margine della classifica, in realtà hanno tutte e due moto di serie e si stanno giocando la vittoria. L'attacco all'interno di Giampaolo Cristini, che tira una staccata disumana e fa passare Nasato chiudendo anche la corda. Impressionante questo sorpasso di Giampaolo, che non si accontenta di un secondo posto, non si accontenta di portarsi a casa il titolo, ma vuole anche portarsi a casa la vittoria dell'ultimo round stagionale. La confidenza di Giampaolo in questa gara è qualcosa di imbarazzante, impareggiabile. Beh, non a caso è quello, è l'attuale vincitore, se tutto, del moto di serie. Eh beh, sì, lo sapremo tra due giri, perché se continua così i rischi che si sta prendendo. Ho detto attuale perché non vorrei tirargli niente. Pronosticato, dovrebbe essere vincitore virtuale, mancano due giri alla fine, però se continua a fare così, se continua ad andare a passare tutti in quel modo là, rischia davvero di non arrivare al fondo di questa gara. Però se un pilota del suo calibro, che è stato comunque campione nel 2014 e va a fare quello che sta facendo, magari sa quello che fa, magari azzardo io, magari sa che ce l'ha sotto controllo la situazione, e questo sarebbe ancora... Beh, certo, perché credo non sia nelle sue intenzioni quelle di mandare all'aria tutto. Assolutamente no. E tra l'altro stavo notando proprio adesso, se guardi da fuori la moto di Furio Rigamonti ha i semimanubri apertissimi. Non so se ci hai fatto caso. Non hai i semimanubri apertissimi, hai i semimanubri molto esposti, perché ci sono tante moto che hanno i semimanubri aperti come così, però sono più dentro. Io non sono più dentro. Oh! Gandini è arrivato, come dicevi tu, negli ultimi giri di gara. Te l'ho detto. Al penultimo giro l'attacco di Nicola Nandini. Nicola Gandini che si sbarazza di Mattia Minoggio e adesso mette nel suo mirino Furio Rigamonti davanti a lui. Lo vedi come sono... Come sì, ce sì. Le ha tanto fuori le braccia Rigamonti. Sì. E così che stavo... E tra l'altro facendo una nota su Gandini, che passare Rigamonti in staccata faccia fatto vedere di solito nel corso degli anni, che comunque lui è uno che frena abbastanza forte, e se passarlo Minoggio, è passato Minoggio. Minoggio, scusa, ho detto Rigamonti ma volevo dire Minoggio. Sì, è vero, passarlo in staccata non è stato assolutamente facile, infatti ci sono voluti 10 giri per andare a concretizzare questa manovra, e adesso davanti a lui a Rigamonti, e l'ha già raggiunto, si è già portato proprio lì nei tubi di scarico di Furio Rigamonti. Ancora una volta attraversarlo all'interno, Brignoli all'esterno, e Walter Bertolini che ha perso un po' il contatto con i primi due nel corso di questa gara, ma sta comunque girando su tempi straordinari questo pilota, perché Walter Bertolini è comunque lì, si trova solo a 5 secondi di distacco da questi due, significa che ha perso mezzo secondo a giro, non di più. Mentre il Moscone spiaccicato sull'obiettivo della lente della GoPro installata sulla moto di Alessandro Traversaro ci sta regalando queste immagini strane ma suggestive, perché col sole che tramonta all'orizzonte Traversaro sta per andare a vincere questa gara. Vedi, questo secondo me di Brignoli è stato un errore, cercare di affiancarsi ma poi non passarlo nel cambio di direzione gli ha fatto perdere 50 metri e... No, 20 metri, 10 metri, quello che è. Un pezzettino e... Però un pezzettino che vale tanto quando sei al limite impiccato, così come stanno andando questi Assolutamente due. Assolutamente sì. Traversaro esce fortissimo dalla curva 9 col posteriore che pompa la moto che è lì imbizzarrita, e lui che la tiene giù e la fa volare verso la curva 11. Difende anche qui la traiettoria interna. Chi avrà ragione qua in fondo? Lo vedremo adesso, perché manca solo un rettilineo con due curve alla fine di questa gara. Traversaro vola sul
rettilineo del terrapieno stacca fortissimo all'interno, con Brignoli che prova l'attacco all'esterno. Ci ha provato il tutto per tutto. Traversaro ha fatto una staccata da lacrime agli occhi e vola per primo sotto la bandiera a scacchi, vincendo così questa seconda manche della Moto Estate 1000. Pazzesca la gara di Alessandro Traversaro, mentre Bartolini ha chiuso in seconda posizione, Fratus chiude in quarta posizione, Boccelli chiude quinto, Giponi chiude sesto e stiamo a vedere Togni dove arriverà. Intanto ancora qui questo gruppone con Togni ancora lì in ottava posizione. Tolte le wild card, fa abbastanza punti per portarsi a casa ufficialmente il titolo di campione della Moto Estate 1000 2016. Straordinario il campionato di Stefano Togni. Non... come dire, non è stata un campionato esplosivo, ma un campionato molto regolare, molto costante, che gli ha concesso quindi di portarsi a casa il titolo. Beh, come abbiamo visto anche negli altri titoli assegnati, spesso la costanza è quella che la fa da padrone, soprattutto su soli 6 round in cui fare 1-0 pesa tantissimo. Gandini ancora in lotta con Furio Rigamonti, si stanno giocando posizioni importantissime per la zona punti. Volano adesso sul rettilineo del terrapieno. Intanto là davanti a loro Giampaolo Cristini, soltanto due curve lo separano dal portarsi a casa il titolo di campione della Moto di Serie 1000 2016. Vola sotto la bandiera a scacchi ed è lui il campione del 2016. Festeggia così con questo transito ad altissima velocità sotto il muretto dei box, con tutto il team che lo applaude e festeggia la vittoria di questo grandissimo pilota. L'attacco di Furio Rigamonti disperato all'ultima curva all'esterno su Niccolò Ornati. La frustrazione forse l'ha portato a fare quel tentativo lì, che comunque non è andato a buon fine. E conclude così la sua gara Furio Rigamonti in quinta posizione della Moto di Serie 1000. Ma cosa ha fatto Brignoli? Cosa ha fatto Brignoli? Piede di fuori, gomito per terra. Impressionante! Come saluta il pubblico lui, non lo fa mai nessuno. Non avevo mai visto nulla del genere, Edo. Ma neanche a me è mai capitato di... gomito a terra e gamba tesa in alto a salutare il pubblico. Meraviglioso, meraviglioso. Voglio rivedere il replay. Numeri da circo. Numeri da circo in questa Moto Estate e Moto di Serie 1000, mentre qua... Traversaro e Brignoli si scambiano la mano. Bello questo gesto. Comunque bellissimo. Se adesso, se non mi ricordo male, aspetta, sì, ecco, esatto, una cosa che volevo, una nota che volevo fare sulle gomme. Se non sbaglio, Brignoli utilizza le gomme intagliate che poi si utilizzano poi in configurazione, come ti dicevo, in ottica mondiale, eccetera eccetera eccetera. E Traversaro, se non sbaglio, utilizza delle slick. Quindi questa è una piccola nota. Adesso non stiamo dicendo che Traversaro abbia vinto per le slick, assolutamente non, che non venga fraintesa questa cosa, era solo una nota sulla gomma. Ma tra l'altro io mi sono sempre chiesto, anche perché assicuro io che le intagliate di Pirelli sono assolutamente performanti. Ecco, ma io mi sono sempre chiesto questa cosa: allora, se un'intagliata gli intagli ce li ha soltanto nella parte centrale della gomma, non sulla spalla, ok? Quando sei in piega, se non ci sono gli intagli nella parte che appoggia della piega, no, guarda che la parte dove tu acceleri, la parte dell'intaglio. Ok. E, ma quindi perché è più performante una slick della intagliata in curva, magari, dove comunque dove appoggia la spalla è comunque piatta, non ha gli intagli. Che utilizzi di gomma per accelerare con la gomma intagliata è la parte proprio dove c'è l'intaglio. Ah, ok. Perché tu vedi la parte finale del battistrada, che è quella liscia, e tu dici, allora lì cosa cambia? Ma non è lì che dai gas. Ah, lì è il punto di massima piega. Infatti, se tu vedi le gomme quando escono dalle nostre gare, sono tutte consumate a un paio di centimetri da quello che è la fine completa del battistrada. Ed è lì la parte che viene utilizzata di più e viene stressata di più, che è quella dove tu acceleri. Molto bene, grazie della spiegazione tecnica, mi ha chiarito un dubbio che avevo da tanti anni. Mentre ricapitolando la classifica finale del campionato Moto Estate 1000, il vincitore è Stefano Togni con 109 punti, riesce a battere Massimo Boccelli che chiude secondo. Terzo Fratus, quinta posizione per Mansuino, che è riuscito finalmente a chiudere davanti a Christian Fortunati e quindi si è portato a casa al quinto posto di campionato. Dopo questa lotta durata per tutta la stagione, una volta davanti uno, una volta davanti l'altro, una volta davanti uno, una volta davanti l'altro, alla fine la spuntata Mansuino, che ha chiuso quinto davanti a Fortunati. Settima posizione per Renaudo, ottavo Buzzoni, nono Giudici e decimo Marco Santini. Mentre invece nella classifica Moto di Serie 1000 il vincitore, come dicevamo, è Giampaolo Cristini con 134 punti.
su Oscar Tavella, secondo a 113. Alle loro spalle poi Nicolò Ornati, che si porta a casa al terzo posto di campionato davanti a Madia e Minoggio e Furio Rigamonti. È stata una stagione di gare bellissima e se volete vedere le altre gare le trovate tutte sul nostro canale YouTube Racebooking, e mentre noi vi lasciamo con le immagini dei podi vi salutiamo e vi rinnoviamo l'appuntamento al 2017. Qui da Franciacorta ed Alberto Fontana, da Edoardo Mazzuoli è tutto, ci vediamo nel 2017, ciao!